incontro economico finanziario e tutela del risparmio tra autonomia differenziata e PNRR. Questo è il tema trattato nella location del Casale di Riardo, organizzato dall'Associazione Alto Casertano con il patrocinio del Comune di Riardo e sponsorizzato dalla BPR, una banca già conosciuta in passato come la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che hanno affrontato il tema alla presenza di numerose persone intervenute. Noi, per capirne di più, lo abbiamo chiesto al presidente dell'Associazione Alto Casertano, Antonio De Pandis. Allora, presidente De Pandis, corso all'impegno civico-sociale, che cosa significa e soprattutto quali sono gli obiettivi di questo incontro di stasera? Sì, allora noi a marzo abbiamo dato inizio al corso all'impegno civico e sociale, che è un percorso formativo basato su incontri di personalità ed argomentazioni di grande attualità. Quello di oggi è un incontro, come devo dire, molto importante per un duplice motivo. Il primo è perché la terza banca in Italia, cioè la Biber Banca, ha voluto e ha creduto in questa iniziativa sponsorizzando questa iniziativa, e quindi è un motivo sicuramente di orgoglio. L'altro è perché autonomia differenziata e PNRR sono gli elementi, come dire, quotidiani con i quali sia gli enti locali, sia i privati e sia i cittadini dovranno, come dire, confrontarsi tutti i giorni e in tutte le loro attività. Quindi abbiamo voluto incominciare a far, come dire, presa sui cittadini per incominciare un confronto e anche ad avere il parere di esperti su questi temi. Ancora una volta, diciamo, l'Associazione Alto Casertano ha organizzato un evento di una certa importanza. Noi stiamo veramente caratterizzandoci su grandi temi che esulano anche dal contesto territoriale, tant'è vero che anticipo che il 30 settembre a Caserta riuniremo circa 30 associazioni del Mezzogiorno, quindi Basilicata, Calabria, Puglia e Campania, per incominciare a ragionare su una base sistemica per dar vita ad una rete civica non solo di cittadini e di associazioni, ma che siano proprio capaci di essere soggetto proponente nei confronti degli enti.